Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo mukbang. Oggi siamo qui, raga, per gustarci questo super panino. Ho fatto una cosa molto semplice, ma tranquilli che tra i prossimi mukbang proveremo qualcosina di particolare. Vediamo un po'. Mi avete fatto varie richieste, quindi sicuramente vi accontenterò. Quindi, ma sono anche qui principalmente per chiacchierare insieme a voi. Mi avete fatto tantissime domande, quindi mi raccomando, seguitemi su Giulia Mifitto. Avete visto che ho fatto il panino con questo è quello morbido con i sesami, vabbè, si sa. Insalata, hamburger di scottona, cheddar, bacon e uovo. Adoro! Volevo fare che per vedere se l'uovo, ma no, raga, è cotto bene, quindi non possiamo fare questa cosa, ma assaggiamo. Eccolo qua, mamma mia, adoro! Ciao McDonald's. Raga, sto in paradiso. Sto in paradiso. Vado a ricercare un attimo le domande, raga. Vabbè, mia sorella che mi dice quanto, ma questo progetto smaltimento di Atomoporo, è vero raga, ritornerà anche il progetto smaltimento e che sono stata un po' incasinata, diciamo, tra le varie cose, vari video, quindi l'ho un po' tralasciato, però tranquilli che da settimana prossima nei vlog faremo qualche dolce col progetto smaltimento perché poi ho anche un'altra idea che voglio fare, però vi aggiornerò passo per passo, quindi vediamo un po'. Allora, andiamo avanti quindi con le domande serie. Prima di tutto vi mando un bacio a tutte voi, un bacione. Allora, ho del grasso sui fianchi, ho provato di tutto, non so che fare, mi sento a disagio, consigli? Ti posso capire? Allora, non è semplice, però io ti consiglio di affidarti ad un esperto perché spesso non c'è bisogno solo di una sana alimentazione oppure di un allenamento specifico, spesso si deve ricorrere alla chirurgia, eccetera. Ci sono a volte dei, non so adesso il tuo caso, io sto proprio ipotizzando, quindi ti consiglio di affidarti ad un nutrizionista, di andare da una persona competente e poi sarà lei o lui che ti indirizzerà da che ne so, un chirurgo o quel che sia, adesso non lo so, non voglio allarmarti, però vai da una persona perché comunque non è semplice togliere il grasso corporeo, non è semplice, specialmente gli accumuli di grasso, però se tu vedi che non riesci a perdere centimetri, vedi ancora che in questa zona c'è questo accumulo di grasso, rivolgiti a una persona competente. Poi raga, mangiamo altrimenti si fredda. Raga, stavolta non ho dimenticato il tovagliolo, eh. Allora, raga, troppo troppo buono. Consigli per eliminare le abbuffate, sei un'ispirazione per me con la tua leggerezza e consapevolezza. Grazie, grazie mille, un bacione. Allora, le abbuffate non sono semplici da eliminare completamente dalla nostra vita. Ti dico però una cosa, è una domanda che ho risposto spesso nei miei video, nei miei mukbang, è una domanda molto gettonata, c'è sempre in ogni mio video, perché ci sta, raga, a volte ci sono persone che si perdono alcuni video oppure sono nuove, quindi ci sta. Io come dico sempre, ripeto sempre la stessa frase, perché quando una persona ha bisogno, ha voglia di qualcosa, deve concederselo, perché poi si rischia di cadere in queste abbuffate. Quindi il consiglio che posso darvi, ragazzi, può sembrare una stupidaggine, ma chiunque io abbia detto questa frase, tutti poi mi mandavano i messaggi, Giulia hai ragione, ho fatto come hai detto tu e non sto più cadendo in queste abbuffate, perché poi dipende un'abitudine.
Quindi il mio consiglio è questo, ve lo dico perché io, posso dire queste cose, posso darvi nel mio piccolo, un piccolo consiglio perché l'ho provato sulla mia pelle. Prima, quando vi parlo tipo di 2 anni fa, anche qualcosina in più, avevo questa cosa che mi privavo di tutto. Avevo voglia, vi faccio sempre un esempio, di un Kinder Bueno. Dicevo, vabbè, no, non mi fa male il male, no, 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 e quindi mi imponevo questa cosa. E poi ad arrivare alla fine, a fine mese, dopo anche 2 mesi, che io non ce la facevo più, mi veniva quella fame istintiva e mangiavo di tutto. Però le mie abbuffate non sono mai state che poi andavo a vomitare, no. Cioè, lo facevo, ero consapevole, perché lo sapevo perché, quindi non ci davo peso e quindi il giorno dopo ripartivo. Non ho mai avuto quella cosa, oddio, ho fatto una abbuffata, perciò non ho mai definito o non ho mai detto sì, anche io prima soffrivo di abbuffate. No, perché io ero comunque, cioè, io ero consapevole. Abbuffate, raga, no, non voglio che si capisce una cosa per un'altra. Cioè, per me la abbuffata prima era anche un Kit Kat, una pizza, queste cose qua. Quindi però non facevo tipo quella cosa compulsiva, no, non sono mai arrivata a questo. Però io lo che ero consapevole, quindi poi mi sono prefissata, perché devi cadere in queste abbuffate e fare una cosa, hai voglia di questo, mangiatelo, basta. Ragazzi, fidatevi che non è quel Kit Kat Kinder Bueno, io vado sempre sul dolce, perché di solito le nostre voglie sono sempre sul dolce, almeno parlo per me, oh. Non vi fanno mettere nessun chilo, anche se ve lo mangiate e vi pesate, non avete preso 10 kg, no. Quindi questo è il consiglio che posso darvi per non cadere in queste abbuffate. E poi fatemi sapere. Comunque sto panino si sta facendo tutto. No, sono rotto! Ciao Giulia, che genere di musica ti piace ascoltare in giornata e durante l'allenamento? Allora, io ascolto solo musica neomelodica. Sì, le tendenze, alcune canzoni italiane, però no, raga, io ascolto solo musica neomelodica. Di qualsiasi genere, io le adoro troppo, anche mentre mi alleno, non lo so, mi danno una carica assurda, quindi solo musica neomelodica. Poi, come mantenere la motivazione ad allenarci in casa? Non è semplice perché io l'ho notato anche io ormai, raga, a marzo, sì, è già 1 anno che io mi alleno a casa, cioè guardate il tempo come sta passando velocemente. A casa ci poniamo sempre delle scuse. Ad esempio, prima andavo in palestra, ok, so che dalle 3 alle 4 vado in palestra, non ci sono per nessuno, devo andarci. Pagavamo e ci andavamo. Invece dal momento in cui comunque stiamo a casa un po' ci adagiamo anche, no vabbè, oggi a parte che anche a casa abbiamo tante di quelle cose da fare perché nel mentre che facciamo una cosa ne facciamo un'altra, ci stanchiamo, ci facciamo tutti quanti, diciamo vabbè no basta oggi non mi alleno, è capitato anche a me quando non avevo l'home gym giù. Molti giorni non mi sono allenata proprio per questo motivo. Mi mettevo a fare tante cose, non mi ritagliavo mai uno spazio per me, quell'ora dice ok, mi devo allenare. Quindi capita ed è spesso, cioè è normale perdere la motivazione, però ogni volta che la perdiamo poi dobbiamo anche ritrovarla. Può passare un giorno, due, ma bisogna sempre ritrovarla. Ma è una cosa abbastanza scontata perché se facciamo veramente le cose perché vogliamo farle, allora lo facciamo tranquillamente. Invece, se è una cosa che già ci scocciava prima, non continuiamo sicuramente a casa. Quindi è così. Io adesso che comunque mi sto allenando a casa, mi allenerò a casa per diverso tempo ancora, perché comunque adesso ho costruito la mia home gym giù, cioè io subito faccio, scendo giù, ok, che c'è stata anche un'altra domanda, quindi mi collego. Gli allenamenti sono uguali? No, non sono proprio uguali. Per la parte superiore allora sì, riesco a fare qualcosa, cioè come prima in palestra, perché pure prima per la parte superiore in palestra mi allenavo con i manubri o con il bilanciere, raramente utilizzavo i macchinari, se non proprio tipo per i tricipiti lo utilizzavo principalmente. Una parte un po' che è un po' così sono ovviamente la parte inferiore perché prima facevo leg press, leg extension, leg curl, adesso
Adesso invece non sono macchinari che ho e quindi mi devo un po' reinventare e di solito quindi gli allenamenti più per la parte inferiore non sono uguali, però alla fine ci siamo, ragazzi, cioè è normale, è una cosa che ti allena in palestra, è una cosa a casa, però anche a casa puoi fare, cioè anche a casa puoi costruire qualcosa, non solo in palestra. Qual è la tua dieta dopo le feste? Io non sono stata a dieta dopo le feste, infatti molte persone mi hanno scritto: tu sei l'unica che nelle feste non ha preso chili. Nel senso, sei rimasta sempre così, sempre uguale. Un chiletto l'ho preso anch'io, ma no, principalmente per le feste. Proprio per tutto il mese di dicembre, ma alla fine, ragazzi, cioè io sto là, alla fine oscillo sempre sullo stesso peso. Quindi adesso mi sto rimettendo un po' in carreggiata, proprio così, però vabbè, ci sta. E comunque io non è che ho seguito chissà dopo le feste quale alimentazione. Sono ritornata alla mia vecchia alimentazione. Poi mi chiedete anche, io mi faccio direttamente io, ragazzi, senza che leggo le domande. Un'altra persona mi chiedeva: stai continuando adesso? Hai ricominciato di nuovo a contare i macros? Perché io vi dissi che per un periodo di tempo avevo lasciato questa cosa del conteggio. Sì, io sono ritornata di nuovo a contare i macros, solo che mi capita, inizio la mattina, faccio il pranzo e poi mi perdo. Ma non perché io chissà cosa mi mangio, è perché io, o perché mi dimentico di segnare tutto sull'applicazione. Ormai sono anni, come vi dico sempre, che ho conto calorie, veramente. E quindi automaticamente vado ad intuito. E ultimamente sto approcciando questo nuovo metodo, ma a me non pesa calcolare, eccetera. Però a volte me ne rendo conto stesso io che io, per me è una scocciatura che mi metto là a scrivere e ormai ho già tutto meccanicamente, quindi anche adesso, stamattina, no, manco ho contato, proprio detto, vabbè, lascia sta, proprio così, quindi io vado veramente come alla giornata su queste cose. Quindi alla fine so che ci rientro sempre, perché alla fine, raga, la mia alimentazione, posso cambiare fonti, ma alla fine siamo là, alla fine mangio sempre le stesse cose. Oppure spesso, come ieri, avevo voglia di biscotti la mattina. Mi sono chiesto perché, se quelle storie l'ha visto. Io adoro gli abbracci ed era veramente una vita che non li mangiavo. Li ho visti e ho detto: no, vabbè, due o tre biscotti di questi li Non erano mangio. gli abbracci, Che cos'è? spicchi Gli di spicchi sole. di sole, raga. Allora, nel video camaleo, io che dico camaleonte, invece erano cavalluccio marino. Ma io sono troppo spontanea, capì? Per questo. Comunque sono i spicchi di sole, scusatemi. Io li ho sempre, sempre adorati. E quindi, ragazzi, ho detto: no, questi me li devo mangiare. A pranzo mi mangiai la carbonara e poi la sera compensai, mi mangiai solo la carne. Quindi io cerco sempre di. Io che mangio prima. Cerco sempre di compensare. Tipo, chi è? Ok, raga, scusatemi, sono in MacBang, ma ci saranno tagli perché mi chiamano in continuazione. Che stavo dicendo? Ah, tipo c'era un aneddoto di una ragazza, che è vero, non è che l'ho risposta male, però dopo un po' ti girano le palle, perché ogni qualvolta mangi tanto, cioè a volte quando scrivete messaggi, parlo proprio in generale, mettetevi sempre nei panni dell'altra persona. Io sono anni, all'inizio quando ero sottopeso e dovevo prendere peso, ah ma sei un'obesa, ah ma mangi troppo, ma non ti vedi, ah di qua, ah di là, perché ovviamente la gente ignorante c'è sempre, ovviamente. Nell'ultimo periodo, però stai mangiando troppo poco, però no, così. Comunque, ve la faccio in breve, misi una storia sabato, la mattina non ricordo cosa mangiai, se mi sbaglio le fette biscottate con la fit porno al pistacchio, il latte, il caffè, solita cosa. A pranzo mi mangiai un hamburger, insalata, un'insalata e la fresella.
pubblicai la storia e dopo tipo 20 minuti pubblicai un'altra storia del pasticciotto. Una persona, diciamo, non è che ti scrive: sì, ma è mai possibile che tu a pranzo mangi solo questo? Ma hai visto la storia dopo, ho mangiato il pasticciotto e vabbè, che c'entra? Cioè, quindi per questo, quando scrivete, pensate alle cose. Io ormai ne ricevo di tutti i colori, ma ne ricevo anche di bei messaggi, assolutamente. Però per dirvi, come una persona si può fissare tramite ad una semplice storia. Perciò, ragazzi, dovete prendere tutto con le pinze. Poi ci sono io, povera scema, che faccio vedere vita, morte e miracolo della mia alimentazione. A volte, infatti, questo, a volte io questo dico, forse ho abituato, li ho abituati un po' male. Però io sono fatta così, È vero, ultimamente non sono tanto attiva su Instagram come post, però io cerco sempre di esserci nelle storie nonostante tutto, e quindi a volte veramente, raga, poi ne lasciamo stare, a volte io proprio così, vabbè. E spiego, poi dopo un po', visto che io, raga, può sembrare strano, ma io mi ricordo di tutti voi, quindi io associo la vostra fotografia, il vostro profilo, perché ogni volta, raga, quando mi scrivete io vengo nel vostro profilo, ma giusto per capire con chi sto parlando. E quindi io mi ricordo, e quindi se è la stessa persona che mi dice questo, io anche a volte dico, vabbè, forse soffre di ha qualche problema con l'alimentazione, ci stanno tante cose, però una volta che io ti spiego passo per passo, come tipo quando feci pure la settimana chetogenica, che sono stata criticata, sì, ma non si può sostenere, ma perché ho fatto la settimana da chetogenica? Per fare un esperimento? Ovviamente ci sono il 95% delle persone che capiscono e il 5% no. Quindi volevo dire questa cosa. E poi vabbè, ci sono pure altre persone che abbiamo proprio una telepatia. Oggi ho mangiato come te, abbiamo mangiato le stesse cose, quindi io adoro. Andiamo avanti, io mi dilungo troppo. Allora, cosa diresti alla ragazza di 2 anni fa? Quanto sei maturata nel tempo? PS, sei stupenda, tesoro, sei fiera di te. Grazie mille, io con lei, ma a parte con tutti voi, ma con lei specialmente, mi sento quasi tutti i giorni. Comunque, Giulietta, 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 gli direi, grazie, grazie perché grazie a lei ho scoperto tutto questo, mi sono riscoperta, non è stato semplice, però l'unica cosa, grazie, stop. Poi, questo messaggio è molto bello e particolare, io non sto mangiando più in tutto ciò. Se dovessi scordare tutto, quale sarebbe l'unico ricordo, solo uno, che terresti? Cioè, io mi complimento per la domanda. No, raga, io non so decidere. Veramente, non so la risposta. Nessuno, nessuno, perché porterei con me tutti i ricordi belli, quindi ti direi nessuno perché sono tanti, quindi uno non so scegliere veramente, non c'è una cosa in particolare, quindi non lo so, tutti, ma non va bene come domanda. Sogno nel cassetto. Quanti sogni nel cassetto? Tanti, 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 spero di realizzarli tutti, non so tanti, però sono progetti importanti. Per persone importanti. Comunque niente, raga, tanti, però non posso dirli perché sogni non si dicono, i sogni si avverano. E quindi se mi seguirete lo scoprirete. Quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo? C'è la sta domanda? È come se io dicessi ad una persona: ciao, quanto ti manca per morire? Cioè, ragazzi, stessa cosa, perché non lo so. Cioè, la stessa cosa, no? Ok, domani arrivo al mio obiettivo fisico. Devo continuare, perché altrimenti dopo un mese, 2 mesi, ciao.
cioè non mi ritrovo niente più. Quindi è una domanda abbastanza, cioè non ti so rispondere, ma nessuno ti saprà rispondere a questa domanda. Ci darai recensioni su cookies, barrette e anche proteine di soia vegana? Sì, oh. Ci saranno recensioni proprio in generale, pure per quanto riguarda il mondo vegano, perché so che ci sono tante persone che mi seguono e quindi nel mio piccolo, se posso, vi do anche una recensione dei prodotti vegan. Quali sono? Ultima domanda. Poi ragazzi, le altre farò, le raggrupperò in un altro video. Quali sono i tuoi prodotti di AS Food preferiti? Bella domanda, difficile scelta. Allora, prima di tutto la pizza scuderi. Cioè, raga, quella pizza low carb è la fine del mondo. Sono uscite tipo pure cioccolato e pistacchio, ma non mi ricordo. È uscita anche questa che la prenderò e la proveremo. Vi lascio il video giù nell'info box perché in quel video vi ho parlato del progetto che ho realizzato insieme a mia sorella. E ovviamente abbiamo assaggiato anche la pizza. E poi tutte le burri, cioè specialmente tipo Delicious Fit Porno. Questi, poi c'è quella lì, il burro di Anacardi di Damiano. No, di Damiano, sì, di Damiano. Cioè, raga, mamma mia, troppo buono. I burri Coro al pistacchio, adoro. Quindi, i burri e le creme. Poi, come farine, raga, ultimamente sapete, non mi scende più. Le farine non mi scendono più. Devo fare solo i dolci perché stamattina ho fatto le crepe. Non mi scendevano. Non mi scendevano. Come farina, quella della Max Protein, c'è un gusto con la confezione, quella lì nuova, quella la scura American Snack, mamma mia, buono perché ci sono 5 gusti, cioè e conviene quel gusto perché trovate 5 pacchetti all'interno con vari gusti. E poi le barrette, le Battle Bites, raga, sulla vita mia. E poi le patatine della Daily Life, quasi tutto, principalmente ho questo su AS Food, Iguana, ma adoro. E quindi niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando raga, seguitemi su Instagram perché ci saranno varie novità, poi vi aggiornerò anche qui su YouTube, c'è una cosa che bolle in pentola, troppo bella, che vi piacerà sicuramente, ho bisogno del vostro aiuto, quindi seguitemi su Instagram, non fate i cattivi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!